Buongiorno, buongiorno a voi. Io vi chiedo di condividere questo mio appello. Ho avuto modo nelle ultime 24 ore, come tanti, di parlarvi di questa iniziativa, che è partita dai camionisti, ma che probabilmente, e anche questo ho avuto modo di sottolineare, ha una regia che, probabilmente sta molto più in alto. Ora, questa è un po' l'ultima occasione, perché abbiamo tempo da adesso fino al 15 di ottobre per impedire a questa dittatura di rendere obbligatorio il vaccino per andare a lavorare. Perché voi capite bene che il Green Pass è un obbligo, perché evidentemente non so quanti lavoratori potrebbero fare un tampone ogni 24-48 ore. Ed è assurdo, e sarebbe assurdo chiedere ad un lavoratore di pagare, di avere delle spese, di dover far fronte a delle spese per poter entrare al posto di lavoro. Quindi questa è davvero una grande occasione. Ora, guardiamoci bene negli occhi. Qui non ci possono più essere scuse, perché è architettata nella maniera migliore per poter incidere e per poter portare a casa un grande risultato. Quindi ascoltate molto molto bene. Ora, i camionisti, come ho già detto, cercheranno di bloccare le vie d'accesso alle città. Non consegneranno le merci che sappiamo nel nostro paese in gran parte vengono consegnate su gomma. I camionisti però non dovranno rimanere soli, perché coloro che avranno la possibilità devono aiutarli in questa azione e quindi con altri mezzi che non siano i camion. Però io mi rendo anche conto che in questo paese ormai c'è una fascia di popolazione che è terrorizzata, perché diciamocelo, avendo a disposizione tutte le armi possibili, questa dittatura è riuscita nell'obiettivo di terrorizzare il popolo italiano o perlomeno una buona parte del popolo italiano. Però qui nessuno vi chiede di fare una cosa dove mettete a rischio la vostra salute, la vostra incolumità e soprattutto nessuno vi chiede di fare delle azioni dove andate incontro a delle conseguenze con la giustizia, magari anche delle conseguenze di carattere penale, perché è studiata molto bene. Quelli che amano rimanere seduti sul proprio divano, pensate, pensate, avranno questa grande occasione. Perché? Perché al di là del scendere in strada con i camionisti, quelli che appunto per ragioni di paura, che è legittima, non se la sentano, quelli che hanno particolari situazioni familiari e non possono farlo oggettivamente, possono fare una cosa che vi costa davvero poco, ma soprattutto non costa niente se pensiamo alla nostra libertà. Potete in questo periodo dal 27 settembre al 15 ottobre prendere delle ferie o fare qualsiasi altra cosa per non andare a lavorare. Nessuno vi chiede di farlo per 19 giorni, perché magari giustamente non siete nella condizione. Ma iniziate a farlo marito e moglie, magari in tempi diversi da qui al 15 ottobre, per 3-4 giorni. Sarebbe già un risultato, date già un contributo. E ripeto, non avete scuse questa volta, non ci sono scuse, il risultato è troppo importante, perché se perdiamo questa volta abbiamo perso definitivamente. E questa dittatura potrà andare imperterrita avanti a realizzare quelli che sono i loro obiettivi, e cioè avere un popolo silente, un popolo che obbedisce a qualsiasi tipo di decisione, anche antidemocratica, possa prendere questo governo. Questa è la grande occasione. Quindi
Quindi parliamoci francamente, non esistono questa volta scuse. Non vi chiediamo di andare in piazza senza mascherina o di fare delle cose contro una direttiva, contro una disposizione. Nulla di tutto questo. Che lo facciano le persone che si sentono in grado di farlo, che lo possono fare per ragioni di famiglia, perché magari sono single, non hanno famiglia, possono andare 24 ore in tangenziale, in autostrada, a dare il loro contributo, il loro apporto all'azione dei camionisti. E tra l'altro non è che bisogna farlo per 19 giorni, si può farlo anche 2-3 volte alla settimana, per 2 ore, per 3 ore, dando il proprio contributo. Ripeto, non ci sono scuse. Condividete questo appello. Ci sentiamo più tardi.